Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura i temi del lavoro, perché sono tornati oggi nella loro fabbrica dopo 53 giorni di sciopero i dipendenti della Thales di Chieti Scalo. Dopo la firma dell'accordo con i sindacati, ora si stanno avviando le attività per dare corso a quell'accordo. Allora vediamo il servizio di Francesca Romana Testi. L'immagine più significativa dopo 53 giorni di sciopero è quella della lunga fila dei lavoratori che rientrano nello stabilimento per ridare avvio alle attività di produzione. L'accordo tra Thales e sindacati si è concluso con la certezza della continuità lavorativa e la stabilità economica dei suoi dipendenti. I protagonisti in questo scenario sono da un lato i lavoratori, dall'altro il governo nazionale, quello regionale e poi ci sono tre società, la Tecne, la Thales e la Sapura. Qual è il ruolo di tutti questi all'interno di quello che si è sottoscritto nella scorsa settimana? Allora, il ruolo di tutti è di assoluta garanzia. Chiaramente ognuno fa la sua parte, il governo sarà garante assoluto di tutta la discussione che comunque dovrà continuare a svolgersi nel corso dei prossimi giorni tra noi e l'azienda e tra le tre aziende. Però tutti si impegnano a salvaguardare i livelli occupazionali di questo sito produttivo. La Tecne è la società che si è fatta avanti per salvare il destino dei lavoratori. In questo caso ai lavoratori è stata data una forchetta di scelta. Cosa potranno scegliere? Allora, innanzitutto i lavoratori nel limite del possibile potranno decidere se stare in Star 1000, quindi in progetto Sapura, oppure in Thales. Coloro che resteranno in Thales potranno decidere a loro volta se restare nel gruppo e quindi trasferirsi presso altre sedi, oppure se stare in Tecne, azienda che si è impegnata a garantire il mantenimento di tutti i posti di lavoro. In questo caso avete chiesto, forti di questa esperienza, anche una garanzia a 3 anni. A chi? Abbiamo chiesto a Thales di garantire, per quanto riguarda il progetto Star 1000, di garantire un periodo minimo, e l'abbiamo fatto su 2 punti. Il primo è Thales si impegna a riassorbire tutte le persone coinvolte in quell'esperienza lì qualora dovesse esserci un default industriale. Dall'altra parte abbiamo chiesto a Star 1000 di garantire un periodo minimo di sopravvivenza nel territorio che adesso andremo a definire, io penso sia di 6-7 anni, quindi diciamo tutte le garanzie necessarie affinché le persone possano sentirsi tranquille. Indifferentemente dalla scelta tutti avranno un incentivo, un bonus economico. Sì, ci saranno dei bonus chiaramente differenziati in base ai livelli di rischio, però tutti prenderanno, diciamo così, avranno un riconoscimento economico per l'avvio di queste nuove esperienze. Quanto tempo c'è per la scelta definitiva dei lavoratori? Entro fine maggio si concluderà la prima fase e quindi entro fine maggio bisognerà decidere. E adesso parliamo di unioni civili. La nostra regione è stata una tra le prime precursrici di questo tipo di unione. Tra vari comuni hanno fatto così firmare le unioni civili, tra cui quello di Pescara. Adesso andiamo ad ascoltare invece chi è stato tra i primi firmatari della nuova legge, cioè la senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane, che parla di un passo avanti per il Paese. C'è anche il nome della senatrice PD aquilana Stefania Pezzopane tra i firmatari del decreto legge Cirinnà, recentemente convertito in legge, che fissa regole, diritti e doveri per le coppie sia eterosessuali che omosessuali. Un testo che, secondo l'esponente Democrat, mette l'Italia al passo con le altre legislazioni europee. Sì, ormai la legge è a tutti gli effetti legge dello Stato, un lavoro faticosissimo. Un impegno che avevamo assunto in campagna elettorale e che abbiamo onorato alla grande. La legge sulle unioni civili consente anche alle coppie omosessuali di avere una relazione che la legge a questo punto riconosce, con tutte le conseguenze del caso. E ci avevano provato numerosi governi prima di questa operazione politica importante, con i DICO, con i PACS e con altre formule, senza riuscirci. Noi abbiamo trovato il giusto equilibrio, e che è un riconoscimento giuridico con le conseguenze relative ai diritti
diritti delle due persone. Non abbiamo inserito la questione delle adozioni in questa fase perché è una questione su cui dobbiamo ragionare meglio ed evitare i pericoli legati alla maternità surrogata. E sulle adozioni però stiamo intervenendo perché la legge italiana sulle adozioni è comunque una legge molto arretrata. Una legge però contestata e non condivisa dall'intero Parlamento, in particolar modo dall'elettorato cattolico e di quello aderente al Family Day, che ha minacciato di votare no ad ottobre, quando gli italiani si dovranno esprimere sulla riforma costituzionale. C'è una parte della politica che campa proprio su queste ideologie, nel senso che non ha alcun ruolo politico, non riesce a determinare nessun fatto storico, vive solo sull'integralismo, quindi fa campagne integraliste per mantenersi in vita, e questo i cittadini lo colgono e se ne allontanano. E domani all'Aquila c'è un appuntamento importante perché arriverà il Premier Renzi attorno alle ore 10 per firmare il Master Plan per il Sud. Ad annunciarlo è stato il governatore della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, appuntamento fissato nell'auditorium di Renzo Piano. E adesso siamo alla cronaca. Il reparto di medicina dell'ospedale clinicizzato di Chieti è stato sottoposto ad ispezione ieri dai carabinieri del NAS di Pescara. Quello di ieri è stato il secondo controllo nel giro di pochi mesi. Una prima ispezione era stata portata avanti a gennaio, quando erano state riscontrate una serie di irregolarità. Quanto sembra, molte di quelle irregolarità sono state sanate. E nel corso del controllo di ieri poi è emerso che 4 pazienti erano sistemati lungo il corridoio con i letti di degenza, mentre esistono ancora delle criticità strutturali per quanto riguarda i locali e i bagni. Andiamo avanti. Dopo 20 anni dalla progettazione, circa 1 milione di euro spesi, il distretto sanitario di Montesilvano è ancora in fase di attivazione. La denuncia arriva dal Movimento 5 Stelle. Lisa Liuzzo. Sul distretto sanitario di Montesilvano, sui ritardi in particolare, il Movimento 5 Stelle accusa la Regione Abruzzo. In che termini? Come per Cepagatti, anche qui a Montesilvano c'è un distretto nuovo di zecca, possiamo dire, progettato, addirittura il progetto risale nel lontano 1995, che a oggi non è ancora attivo. L'utenza si serve ancora del vecchio distretto che si trova su Corso Umberto, un vecchio distretto fatiscente che fa acqua a tutte le parti, che ha subito anche un'ispezione da parte del nucleo antisofisticazione dei carabinieri, che ha rilevato tutta una serie di enormi criticità. L'ALS di Pescara, quindi la Regione Abruzzo, paga oltre 110.000 euro annui di affitto per mantenere in piedi il vecchio distretto. Quindi noi abbiamo interpellato il presidente della regione Luciano D'Alfonso, che appunto da cui dipende l'azienda sanitaria di Pescara, per conoscere quali sono le intenzioni e le volontà della Regione Abruzzo, perché non si è attivato ancora il nuovo distretto. Sembrerebbe che ci siano problemi anche legati alla sicurezza e alle norme sulla sicurezza, sembrerebbe che non è stata ancora installata una scala antincendio, che addirittura non ci sono sistemi di climatizzazione all'interno del nuovo distretto, in osservanza della legge 32, una legge regionale. Quindi vorremmo capire quali sono i motivi, e soprattutto, perché questo esige il Movimento 5 Stelle, se ci sono responsabilità da parte di funzionari, di dirigenti che non hanno attivato nei tempi questo distretto, e ci sono anche responsabilità erariali. Vogliamo conoscere e sapere chi ha sbagliato, perché chi ha sbagliato deve pagare. Dovrà essere approvato entro la prossima settimana il bilancio del Comune dell'Aquila. All'orizzonte c'è un nuovo aumento della Tari, il servizio di Giorgio Alessandri. È iniziato il conto alla rovescia a Villa Gioia per l'approvazione del bilancio comunale. Entro il 25 maggio, ultimo giorno utile, dopo la diffida del prefetto, partita dopo il mancato via libera nei termini previsti dalla legge del bilancio, il Comune dell'Aquila dovrà approvare lo strumento contabile finanziario o si arriverà allo scioglimento del Consiglio Comunale.
In attesa che arrivino fondi, dopo le promesse dal governo, è arrivato il via libera dai revisori dei conti, anche se all'orizzonte si prospetta un'altra mazzata per i contribuenti aquilani, che dopo l'aumento del 20% delle scorse settimane potrebbero veder salire di un ulteriore 30% il costo della Tari, la tassa sui rifiuti. Il Collegio dei Revisori, infatti, ha espresso parere positivo ma con riserva, sottolineando come il documento di previsione finanziaria necessita di un attento monitoraggio in merito al mantenimento degli equilibri di parte corrente e dell'attuazione con estrema sollecitudine di ogni azione necessaria in caso di mancato riconoscimento del trasferimento erariale straordinario a fronte delle minori entrate e maggiori spese da sisma. Come a dire, se non arriveranno i fondi richiesti al governo per ristorare l'ente delle maggiori spese e minori entrate dovute alla fase post-terremoto, 24 milioni stando alle valutazioni del comune, 18,9 secondo la verifica istruita dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, sarà necessario predisporre azioni a copertura del disavanzo. Significa che l'amministrazione... Non dovessero arrivare le risorse assicurate ogni anno, almeno finora, dall'esecutivo nazionale, dovrà alzare la Tari, già schizzata al 20%, di un ulteriore 30% a luglio. Il contratto con ASM, come noto, è pari a 11 milioni e mezzo di euro. Il Comune dell'Aquila in questi anni ha provveduto alla copertura, in misura prevalente, con il gettito di applicazione delle tariffe Tari per l'importo residuo, facendo ricorso alle risorse stanziate annualmente dalle competenti autorità governative. I fondi del governo, appunto, non dovessero arrivare con l'aumento del 20%, si tirerebbe avanti per qualche mese, poi la ASM non potrebbe più raccogliere l'immondizia se non a fronte di un ulteriore pesante aumento della tassazione. Si tratterebbe di un vero e proprio salasso per gli aquilani, sia per le imprese sia per le famiglie. Intanto il documento di previsione, così come approvato dalla Giunta, passerà al vaglio della Commissione Bilancio per l'approvazione domani, martedì 17 e giovedì 19 maggio, giusto in tempo per il Consiglio Comunale, che dovrebbe ratificarlo con l'assise la prossima settimana. A Pescara si torna a parlare del mercatino etnico. Forza Italia chiede il rispetto dell'ordinanza di sgombero del Comune. Sono passati 9 mesi da quando un'ordinanza ha sancito lo sgombero dell'area adiacente alla stazione di Pescara, popolata da bancarelle abusive. Da lì in poi l'amministrazione comunale ha vagliato diverse alternative per spostare e regolamentare venditori e merci. Ad intervenire oggi è Forza Italia, che lamenta ritardi e chiede una regolamentazione effettiva. Tutto inizia il 1 agosto 2015, quando un'ordinanza doveva prevedere lo sgombero di quest'area mercatale e poi tutta una serie di atti amministrativi, a partire appunto dal 1 agosto fino ad arrivare in giorni recenti, che hanno individuato uno spazio idoneo secondo l'amministrazione comunale, che doveva essere quello del sottopasso, secondo noi assolutamente sbagliato, sino all'apertura di uno sportello che doveva essere frequentato appunto dagli operatori di questo finto mercato, tra virgolette, e che non è stato assolutamente utile, perché abbiamo visto che solo una ventina di operatori hanno chiesto informazioni su come regolarizzare la loro posizione. Infine, ad un bando che doveva prevedere e ha previsto appunto la partecipazione di cooperative o di aggregazioni di operatori mercatari per distribuire questi operatori all'interno dei mercati rionali, e che ha visto la partecipazione solo dell'ARCI, che probabilmente non avrà i requisiti. Qual è la posizione del centrodestra? Gli operatori di questo mercato devono prima di tutto regolarizzarsi come tutti gli altri operatori italiani, quindi devono produrre una scia per poter vendere materiale, non quello contraffatto, ma materiale evidentemente etnico, perché se si chiama etnico noi ci attendiamo che loro vendano materiale etnico, e poi che vengano inseriti all'interno dei mercati rionali come tutti gli altri operatori dei mercati. I rappresentanti delle associazioni culturali di Pescara presentano i dettagli della campagna del governo sul recupero dei luoghi storici ed invitano i cittadini ad aderire all'iniziativa. Di questa campagna e i progetti in essere. Abbiamo raccolto come amministrazione Alessandrini questa opportunità che il governo Renzi ci ha dato. Il governo Renzi ha messo a disposizione 150 milioni di euro per tutta l'Italia, chiaramente, e invita i cittadini a mandare delle mail nel sito bellezza@governo.it proprio per segnalare luoghi da
recuperare o strutture da restaurare. E, siccome è necessario avere dei progetti, come amministrazione ci siamo interessati di questa opportunità e abbiamo individuato due elementi importanti della nostra città, identitari per la città di Pescara, che sono il restauro della Stele d'Annunziana e la manutenzione straordinaria, quindi un progetto di recupero anche del Museo Basilio Cascella, sito in Pescara. Quindi non resta che invitare la cittadinanza ad aderire alla campagna. Sì, chiediamo proprio l'aiuto della stampa perché tutti i cittadini sensibili al patrimonio artistico della città mandino delle mail indicando la Stele d'Annunziana e il Museo Cascella, o l'uno o l'altro, ambedue con più mail, a bellezza@governo.it. E adesso parliamo della Gran Sasso Teramano. Nel corso dell'assemblea il presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino, ha proposto la liquidazione volontaria della Gran Sasso Teramano, società che gestisce gli impianti di risalita sul versante teramano del Gran Sasso, anche a seguito della decisione della Camera di Commercio, che detiene il 40% delle quote, di uscire dalla compagine pubblica per le constatate difficoltà legate all'affidamento di gestione degli impianti. Di Sabatino ha espresso forte preoccupazione per la situazione che si è venuta a determinare, che rischia di pregiudicare la sorte del comprensorio turistico Prati di Tivo Prato Selva. Se non sono stati approvati i bilanci 2014 e 2015 della società è perché permangono contrasti sulle poste di credito nei confronti della provincia, ha detto così Di Sabatino. Il Comune di Pescara, dopo un anno e mezzo di confronto e incontro con i sindacati, ha modificato il contratto collettivo decentrato. Da oggi più attenzione alle esigenze del personale. Assessore, con le modifiche del contratto collettivo decentrato si risolveranno effettivamente le criticità riscontrate in questi anni per quanto riguarda appunto il personale? Certo, ovviamente come assessore al personale nel momento in cui mi sono insediata ho preso atto ovviamente del contratto che era stato firmato nel maggio 2014 e nella piena condivisione con i sindacati abbiamo comunque, come dire, avviato una strada di condivisione per poter poi ovviamente intervenire sulle criticità nel momento appunto dell'applicazione del contratto. C'erano degli istituti che dovevano essere resi ovviamente più snelli e quindi noi con appunto, l'amministrazione, con il loro supporto, con il supporto dei sindacati, siamo riusciti quindi a dare delle linee di indirizzo che poi il tavolo trattante ovviamente ha elaborato, quindi ha definito, per giungere poi a poter far firmare queste modifiche al contratto collettivo decentrato integrativo da tutte le sigle. Le criticità sulle quali noi adesso abbiamo comunque agito e lavorato riguardano soprattutto la performance dei dipendenti e le progressioni economiche orizzontali, che quindi è un istituto che a seguito anche delle normative intervenute era abbastanza, diciamo, diventato rigido, quindi occorreva intervenire per velocizzarlo ed è quindi un importante risultato che grazie quindi all'intervento che c'è stato, insomma, con incontri vari, i sindacati, insomma, li abbiamo avuti vicino, quindi sono stati in grado di aiutarci a superare queste difficoltà. E poi una cosa importante in vista anche dell'estate, abbiamo comunque reso più flessibile la turnazione del, ovviamente, il dipendente che fa turnazione per quanto riguarda la Polizia Municipale, in vista quindi di maggiori controlli e quindi sicurezza sul territorio, riusciremo quindi ad avere la possibilità di più turni. Si celebra oggi a Loreto a Prutino la festa di San Zopito, migliaia di persone anche da fuori provincia raggiungeranno il centro a Prutino, il servizio di Vestina News. Lunedì 16 maggio, come da tradizione di San Zopito, ci sarà la sacra processione che poi arriva in piazza dove si inginocchierà il bue. Vi aspettiamo anche per la diretta web della processione. Ogni anno, nel lunedì di Pentecoste, noi celebriamo la festa di San Zopito martire. È un martire dell'antica Grecia. La tradizione vuole che nel 1711, quando le sue reliquie da Penne furono portate a Loreto, un contadino che arava con i buoi continuava a lavorare tranquillamente, invece uno dei due buoi si fermò e si inginocchiò al passaggio delle reliquie. Ci sarà la messa alle 18 e poi si partirà da qui con le reliquie di San Zopito, un giro a
attraverso il centro storico di Loreto, e poi arrivati in piazza c'è proprio la rievocazione di questo bue che si inginocchia davanti alle reliquie e che segue le reliquie di San Zopito fino praticamente all'ingresso del portone della chiesa. Oggi lunedì di Pentecoste è come ormai tradizione, penso di non sbagliare nei numeri, la 305esima edizione della festa di San Zopito, il padrone di Loreto. Un particolare ringraziamento al comitato, cui a capo il parroco Don Andrea Di Michele, che si prodiga sempre più affinché ogni anno si ripeta questa antica tradizione che porta alla genuflessione del bue, al passaggio delle reliquie di San Zopito. Quindi una festa che oltre ad essere molto importante e seguita dai cittadini loretesi è seguita molto anche da chi viene da fuori. E adesso siamo alla pagina dello sport con il calcio di Serie B in primo piano. I biancazzurri si concentrano sugli ultimi 90 minuti della stagione regolare di campionato per blindare il terzo posto in classifica. Intanto il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, conferma l'imminente acquisizione del centro sportivo del Poggio degli Ulivi, dove si allenano i biancazzurri. Intanto il DG Giorgio Repetto sta per dire addio al Delfino. Adesso andiamo ad ascoltare l'intervista al presidente Sebastiani realizzata da Paolo Renzetti. Una delle vittorie più belle della stagione, sicuramente una delle più importanti, tra l'altro dinanzi a tantissimi tifosi in trasferta, una gioia ancora maggiore. Assolutamente sì, d'altronde quello che si fa per loro, e quindi avere una curva intera, piena, che ti incita dal primo al 92esimo, 93esimo è sicuramente importante. I ragazzi hanno risposto veramente alla grande. La società guarda il presente, ma il lungimirante guarda anche al futuro, e di queste ultime ore la notizia della possibile, probabile, quasi certa acquisizione del centro sportivo Poggio degli Ulivi. Sì, ci sto lavorando da un po' di tempo e siamo arrivati in fondo. Lunedì incontrerò di nuovo Peppe De Cecco insieme al suo commercialista, perché per noi, ho sempre detto, è importante avere una casa, e quella è già pronta lì, e quindi siccome io non lavoro per fare dispetti a nessuno, ma lavoro per costruire, a mio avviso è l'operazione giusta in questo momento. D'altronde l'avevo detto anche negli anni passati a Peppe di avere pazienza, perché quando la società avrebbe avuto la possibilità di farlo l'avrebbe fatto. Siamo arrivati al punto che questa società può programmare anche l'investimento centro sportivo. Io parto da un presupposto che quando uno ha un giocatore o qualsiasi cosa tra virgolette da vendere, io non è che sto qui ad aspettare le proposte, io fisso quello che voglio, e poi se c'è qualcuno me lo dà, bene, se non me lo dà, allora rifaccio nessuno, la domanda. Nessuno ci obbliga domani mattina a farlo, ma per me meno di 10 milioni il giocatore non li vale, quindi è inutile che parliamo di altro. Io non regalo i giocatori, non l'ho mai fatto. Pescara si dice che è una bottega cara, ma è anche una bottega che lavora molto bene, quindi evidentemente il lavoro va pagato. Caprari invece, che anche oggi ha segnato un gran gol, è richiestissimo, quanto vale? Se vogliamo, una mia scommessa personale, Caprari. Che avete riscattato quest'estate dalla Roma? Non solo, e quindi evidentemente è una scommessa vinta, grazie anche al lavoro che il mister ha saputo fare su questo ragazzo, che evidentemente nessuno gli avrebbe dato un centesimo all'inizio del campionato, anzi. Chiudiamo, presidente, con una battuta: vale più il Poggio o vale più Caprari? Vale più Caprari, sicuramente. A Lanciano queste sono ore di passione. Dopo il pari amaro contro la Ternana, si è complicato notevolmente il cammino salvezza, che passa per la prossima partita a Livorno, dove bisognerà assolutamente vincere. In terra toscana rientrerà dopo la squalifica Bacinovic per dare una mano agli uomini di Manarliulo. Sarà una vera e propria finale e un vero e proprio spareggio per la salvezza. Ascoltiamo le interviste dopo gara a Ferrari di Alessio Giancristoforo. L'ennesima dimostrazione di un campionato veramente strano, pazzo. Calcio è bello per questo, ma in questo caso, devo bisogna dire la verità, è brutto per questo. Purtroppo l'avevamo in pugno, l'abbiamo mai sofferto, era una partita che la controllavamo. Che dire, fa male perché abbiamo preso gol su una spizzata, un gol dietro che veramente, se andiamo a rivedere, sì, errore nostro per l'amor di Dio, perché non dobbiamo concederlo, però insomma, veramente il calcio è crudele. Nicola, abbiamo detto al mister come si riparte, lavorando e con la convinzione di andarcela a giocare a Livorno. Lo spogliatoio e i tuoi compagni di squadra come stanno? Ma è normale che adesso siamo arrabbiati, ci sono stati
minuti dove sono volate parole, però non fra di noi, logicamente. Che dire, noi adesso logico ci ricompatteremo. Io sono fiducioso, abbiamo un gran gruppo, non ci dimentichiamo di quello che abbiamo fatto fino adesso. Purtroppo è dura, potevamo farcela un po' prima e non molleremo mai niente, anche perché penso che abbiamo ancora una grande possibilità di salvarci. A Livorno rientra anche un veterano come Bacinovic, probabilmente gli uomini di esperienza faranno anche la differenza in quel tipo di sfide. Ma sì, a prescindere da Bacinovic, che è sicuramente un buon giocatore, penso che chi ha giocato oggi al suo posto abbia fatto bene. Non conta, sicuramente conta quello, ma non è solo quello, quindi noi abbiamo tutte le carte in tavola per far male a Livorno, basta. Lasciamo il calcio adesso e ci occupiamo di ciclismo. Oltre 500 ciclisti hanno preso parte ieri alla prima edizione della Gran Fondo Città di L'Aquila, organizzata dalla WISP Abruzzo Molise in collaborazione con l'amministrazione comunale. Alla cerimonia di premiazione ha partecipato anche il sindaco Massimo Cialente. Ascoltiamolo. Sindaco Cialente, la Gran Fondo dell'Aquila, prima edizione, una grande manifestazione, un grande successo. Grande successo, ho appena salutato addirittura uno sportivo, un ciclista arrivato da Manchester con la famiglia, beautiful, beautiful, perché la cosa importante è che il percorso è veramente bello, perché noi abbiamo la fortuna di queste nostre aree che si attraversano qui nell'Abruzzo interno. È un grande successo, lo ripeteremo organizzandolo sempre meglio. Si lega all'operazione che abbiamo fatto l'anno scorso della Cima Pantani, che è una sfida. Io già mi sto preparando per riuscire a farla come si deve a settembre, se ci riesco. Sindaco, due parole sulla WISP Abruzzo Molise, che organizza sempre manifestazioni importanti, dando a tutti la possibilità di partecipare, dai più giovani ai meno giovani. Ma guardi, io credo, le posso rivelare un piccolo segreto. 43 anni fa, giovanissimo, studente, appena studente di medicina, all'Aquila fondammo WISP e ARCI. E la WISP ha sempre avuto questo ruolo, no? Dà la possibilità di fare sport anche a chi lo fa ormai a livelli, diciamo, quasi paragonistici, no? E paraprofessionali addirittura, ma anche a chi lo fa a livello amatoriale. La cosa bella è che qui oggi sono partiti insieme quelli come sarei partito io se non avessi avuto un problema, destinato a impiegarci 7, 8, 10 ore, ma parte anche poi quello che in questo momento è il campione d'Italia, che ha fatto un tempo eccezionale. Questo è un po' il senso dello sport. Cambiamo ancora disciplina, adesso ci occupiamo di beach volley. Parte una nuova stagione del Quattro Vele Academy, l'Accademia del Beach Volley curata da Luigi Alfieri, che è finalizzata alla crescita di giovani talenti locali da lanciare nel circuito nazionale del beach volley. Vediamo. Sicuramente sarà un anno molto intenso per noi, dopo il 2015 pieno di successi, terminato con un secondo posto ai campionati italiani Under 19, con un premio come miglior giocatore per un nostro atleta. 2016 riproponiamo l'esperimento fatto l'anno scorso con un giovane fatto venire da Roma, e per creare una squadra agonistica e affrontare tutte le tappe del campionato italiano. Per cui oltre a questo ragazzo di Roma che è Mauro Sacripanti, arriveranno anche Marco Maletti e altri atleti che andranno a integrarsi con i migliori atleti nostri abruzzesi. Infatti stiamo facendo anche una selezione dei migliori ragazzi che vanno dal 99 al 97, per cercare di creare dei team di un certo livello. Non vogliono essere delle selezioni, però vogliamo dare possibilità a chi ha voglia di mettersi in gioco e quindi magari trovare anche qualche altro nome. I nomi sono chiaramente quello di Manuel Alfieri e di Mauro Sacripanti, che già l'anno scorso hanno fatto molto bene nel campionato di categoria con una medaglia d'argento, quindi è chiaro che se vogliamo migliorare l'obiettivo a questo punto è uno solo. Insomma, le aspirazioni, gli obiettivi sono alti, anche altri ragazzi che hanno deciso di passare l'estate con noi hanno delle qualità fisiche e tecniche molto importanti, quindi vediamo se riusciamo ad ottenere appunto quello che ci aspettiamo.
Termina qui l'edizione delle 14 del TG6. Io vi ringrazio per averci seguito. Vi ricordo i prossimi appuntamenti con la nostra informazione alle ore 19 e alle ore 23. Vi ricordo anche che tutti i nostri servizi sono disponibili sulla nostra pagina YouTube e poi sul sito internet www.tv6.it. Grazie ancora per essere stati con noi. Vi auguro una buona giornata.